con Villa Lago, provincia dell'Aquila. La signora, signorina consigliera, giusto? La Melissa, consigliera comunale. Grossi, consigliera comunale di Villa Lago, che molto gentilmente oggi si è prestata per darci alcune indicazioni e spiegazioni sul luogo dove vive, che è un luogo fantastico. Io già lo conosco perché ci sono stato, però chiaramente chi meglio di Melissa può darci delle indicazioni migliori, perché lei ci vive, ci è cresciuta, quindi sicuramente ci saprà darci diverse informazioni. E vedo a fianco a te una signora, chi è? Sì. Sì, Ah, adesso c'è la signora Patrizia. salve! È la signora Ciao! Patrizia che adesso ti presenterò, Raffaele, a te e a Grazie! tutti gli amici di Borghi d'Abruzzo. Grazie di Allora, cuore. noi, ascolta, noi adesso con la signora Patrizia ci troviamo a Villa Lago, come hai detto bene tu, e ci Sì. troviamo precisamente all'eremo di San Domenico, quindi giù Perfetto. a Lago, prima di arrivare in paese. Allora, Villa Lago. Perché venire a Villa Lago, Raffaele? Mandiamo un messaggio. Allora, Villa Lago ha delle caratteristiche ambientali veramente favolose. Ci troviamo a pochi chilometri dal Lago del Cuore, il famoso Lago di Scanno, e Villa Lago gode di due bellissimi laghi che sono anche riserva naturale. Uno è il Lago Pio e uno è appunto dove ci troviamo oggi, il Lago di San Domenico. Non so se Patrizia riesce a farti vedere qualche piccolo scorcio. Sì, Vediamo. dalla finestra, sì. Sì, Sì, riuscite a vedere? si vede Ok, dalla finestra, in sì. questi due bacini è possibile anche, oltre che passare delle tranquille giornate in famiglia, quindi con attività di picnic, in alcuni periodi dell'anno è possibile effettuare anche l'attività della pesca. Villa Lago Perfetto. ha, abbiamo detto, delle bellezze naturalistiche. E, per gli amanti della montagna è possibile, abbiamo anche una rete sentieristica, tra cui una molto suggestiva che parte dalla parte alta del paese fino a giungere qui all'eremo. Un punto preciso di questo sentiero, quando il cielo è completamente limpido, è possibile osservare anche un pezzettino del Gran Sasso, Raffaele. Dobbiamo Ah, essere fortunati. certo. Quest'anno. Quest'anno a livello naturalistico siamo stati anche abbastanza fortunati perché diciamo, abbiamo avuto una presenza speciale nel nostro territorio e mi Sì. riferisco a Orsa Marena con i suoi quattro cuccioli, quindi ha Ah. portato Villa Lago alla ribalta delle cronache nazionali e non. Abbiamo Sì. avuto diciamo, un buon numero di visitatori, questo sì. Vero, Abbiamo vero. avuto anche te il piacere di averti quest'estate, anche per una mezza giornata, diciamo un periodo abbastanza breve. Sì. Villa Lago per gli amanti, diciamo per gli sportivi, ha anche una pista ciclabile che da Villa Lago ci fa giungere direttamente sul Lago di Scanno. Quindi può offrire, diciamo, come dire, un po' per tutti i gusti, diciamo, un po' per tutte le persone più esigenti. Sì. Villa Lago però, oltre che ad avere, come abbiamo detto, delle bellezze naturalistiche, ha anche storie e tradizioni. Abbiamo due musei, uno si trova nella parte alta del paese, riguarda gli antichi mestieri, ma io quello che definisco un po' il gioiello del nostro paese, il fiore all'occhiello e il mulino ad acqua. Il mulino ad acqua è un museo, è funzionante. Effettuiamo visite guidate della durata circa di 1 ora e 30 ed è possibile visitare e vedere proprio attivamente quello che è il processo di macinazione della farina. Quindi diciamo che anche lui quest'anno ha ricevuto un buon numero di visitatori. Tu pensa sono giunti a vedere questo nostro gioiellino perfino dall'Inghilterra quest'anno. Quindi Caspita. abbiamo avuto anche sì, ospiti stranieri. All'interno dello stesso edificio è possibile visitare anche un altro macchinario, che ce ne sono pochi in tutta Italia. Mi riferisco alla gualtiera, che è un macchinario tessile per la lavorazione della lana e quindi per l'ottenimento del feltro. Alla luce di tutto questo, Villa Lago sta partendo con un progetto di riscoperta delle tradizioni, quindi di tutto ciò che il territorio offriva una volta e soprattutto di quelle che erano le maestranze presenti nel nostro borgo. Ecco, per questo ci siamo
vogliamo che collabori con noi, insomma, la signora Patrizia, che vedi qui con me. Sì. Patrizia ha una storia un po' particolare che adesso ti racconterà lei stessa. Lei dal caos di Roma, quindi della città, ha cambiato vita ed è venuta a vivere a Villa Lago, quindi da circa un anno. Patrizia è esperta di artigianato locale. E con lei stiamo riscoprendo tutte quelle che erano le attività di una volta. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è portare il turista, il visitatore a Villa Lago, non solo come osservatore passivo, ma un osservatore attivo. Cioè, che vuol dire? Che il turista che viene a Villa Lago non deve solo ma si deve calare nella nostra realtà, e quindi deve essere lui il primo quindi a effettuare tutte quelle attività, come per esempio il telaio, che si facevano una volta. Quindi far trascorrere delle giornate un po' particolari, quindi se tornare io... un po' indietro nel tempo. Quindi se io vengo a Villa Lago mi fate lavorare, insomma. Noi ti facciamo lavorare, che fa bene anche alla mente, Raffaele. Certo, certo. Fa bene anche alla mente questo tipo di attività. Certo. Io adesso però non ti voglio aggiungere altro, perché voglio che te lo spieghi la diretta interessata, che è la signora Patrizia. Perfetto, grazie. Eccomi, buongiorno a tutti. Ciao Patrizia, piacere. Ciao. Piacere. Allora sì, diciamo che vabbè, io conosco questi posti da quando sono nata. E poi a un certo punto, circa 2 anni fa, proprio tutto ciò che riguarda la città, il tipo di vita, il tipo di lavoro, proprio è stata una cosa che non ho retto più. Ho detto basta. Il richiamo della natura è stato più forte di qualsiasi cosa. Infatti per me è cambio casa e inizio a vivere. È vero, questo è un punto fondamentale, in cui questo iniziare a vivere, stare davvero in contatto con la bellezza, che non è come quando si viene qui in villeggiatura, che c'è più una chiusura, decidere di vivere qui, c'è un'apertura del cuore che ti porta a contattare anche il proprio cuore, davvero in contatto con la bellezza fuori, e qui la riscoperta di cose uniche, bellissime, per cui... Io avevo fatto la maglierista da piccola, ma con le macchine. Sì. E poi passeggiando per questo borgo ho incontrato persone uniche che ancora fanno i falegnami come una volta. Gli artigiani. Gli artigiani veri di una volta, no? Ci si può parlare, dialogare, stare insieme. E ho scoperto così. Da questo signore che aveva lì e stava facendo un telaio. E poi la scoperta delle lane, di questi posti uniche, meravigliosi. Pensa che una volta io ero allergica alla lana. Io adesso ci sto tutto il giorno in contatto con la lana. E non devo mangiare. Immagino. È una comica. E qui allora c'è la riscoperta, come diceva Melissa, queste cose non fanno bene così, ma fanno bene alla mente, al cuore, all'anima. Certo, certo. Perché... Cioè, il ritmo della vita, il ritmo della vita che è differente. È differente. Qui con la pace, la tranquillità, le cose possono tornare a fiorire. Certo. Sia in noi che nell'ambiente che ci circonda. E da qui poi la possibilità di creare. Di creare nuove cose che nel caos, nel ritmo cittadino, è difficile. Non dico impossibile, ma è proprio difficile. Per cui sono qui con questo posto, queste persone deliziose. Beh, non vedo l'ora di conoscerle anch'io. Davvero con l'amore nel cuore. Dai, dai, noi vi aspettiamo a Villa Lavora. Vi aspettiamo per fare. Appena ci liberano, appena saremo liberi, senz'altro. Io sto sempre in giro quanto posso. Come ho già detto altre volte, sono uno che ha vissuto in tante parti d'Italia, fra cui 13 anni a Milano. Io facevo l'impiegato alle poste. Hai presente il film Benvenuti al Nord e Bentornati al Sud? Io sono tornato al Sud, sono tornato in Abruzzo. E come dicevi tu, i borghi mi sono entrati nel cuore, perché ho lavorato in molti piccoli paesini.
il ritmo di vita, la familiarità, la cortesia, la gentilezza che trovi qui non la trovi altrove, perché c'è ancora l'interesse di parlare con le persone, non si corre solamente. E quindi l'importante è capire e vivere il luogo dove si sta. Io lassù ho avuto la fortuna che mi ha dato il lavoro, però le amicizie ne avevo poche, conoscenze poche, perché il ritmo della vita non ti permetteva di curare le amicizie. Qui, vabbè che sto in pensione adesso, molto tempo, però da quando sto qui io sono stato uno dei pochi che ha chiesto di andare in missione nei borghi, andavo a fare le sostituzioni degli impiegati perché mi piaceva stare nei borghi, nei paesini, dove con la gente ci parli. Non è che la gente c'ha la fretta, ti manda in quel paese, eccetera, eccetera. Quindi io sono orgoglioso di vivere questi borghi abruzzesi e grazie pure a voi che ci date queste opportunità. Grazie a te Raffaele, Grazie, con Borghi d'Abruzzo stai facendo un lavoro eccezionale perché permetti a tantissime persone di far conoscere il territorio, quindi l'Abruzzo più Raffaele. Sì. nascosto. Quindi veramente te ne va dato merito di tutto questo, eh? Grazie di cuore. C'è chi me lo ha Ma riconosciuto e chi invece mi ha denunciato perché dice che do fastidio alla community e quindi da Facebook mi hanno poi cacciato fuori, no? Eccetera, eccetera. Quindi va bene. Noi ti aspettiamo a Villa Lago, Raffaele, il prima possibile, Senz'altro, appena si. senz'altro. E più che Attiva parlare io, tutto il tuo staff, va grazie, bene? preferisco che parlate voi che ci spiegate qualcos'altro. Per esempio, perché uno deve venire a Villa Lago? Che c'è solamente il lago, sono i due laghi? Nel paese c'è qualcos'altro da vedere nel borgo? Io lo so, voi lo sapete meglio di me. Il borgo è bello di se stesso, pure da visitarlo. È bello anche il borgo da Bene, visitare. con l'audio è andato via. Beh, Ah, mi senti? il borgo è sì. Il borgo, dico, è bello anche il borgo Guarda, da. te lo dico da più esterna. Il Sì. borgo, sì, il borgo è in perfetta armonia con la bellezza del paese, Ecco. intriso di questa pace. Sì. Verità e tranquillità che davvero, davvero, davvero ci rimette in contatto con l'umano che siamo dentro. Certo, E quindi noi questa è la cosa che come mi permette gruppo, se molto veniamo quando. là, ci riempite una giornata per visitare tutto. Una giornata ce la Mamma mia, riempite. assolutamente sì, Ok. mamma mia, assolutamente, Bene, bene. assolutamente sì. Ok. Melissa, guarda Faremo che. dei sentieri, Raffaele, Anche, ti sì. porteremo in mezzo alla natura. Benissimo, io sono un Faremo sia ex. la natura che la parte poi del Melissa, io sono borgo. stato scout da bambino, capo scout da adulto. Io ho vissuto negli scout in mezzo alla natura da sempre. Quindi con me sponti una porta aperta. Quindi. La mattina faremo le escursioni, Raffaele, poi faremo una pausa pranzo perché ci vuole anche quella, con prodotti ovviamente locali, e il Sì. Sì. pomeriggio invece faremo tutto il borgo. Il Sì, un borgo, la piccolo visita. Bravo. spazio per arti e mestieri artigianali. E anche il mulino, il famoso mulino. Soprattutto il famoso Ecco, mulino, ecco. Benissimo. Mi soprattutto fa piacere. il famoso mulino. Vi faremo mettere le mani in pasta. Ah, benissimo. Melissa, senti, chiaramente questo è solo il primo incontro. Quando vuoi, fra 1 mese, 2 mesi, puoi fare un'altra diretta, magari da un negozio, da un artigiano, dal mulino, da dove ti pare, e facciamo un'altra diretta che Prendiamo pubblicizzi. degli appuntamenti dove a ogni, Sì. esatto, dove a ogni puntata, chiamiamola così, andiamo a far conoscere Villa Lago. Quindi faremo Esatto. conoscere le attività, faremo Dai, conoscere la brava, gente e brava, quello che il brava, brava. territorio offre. Va bene? Perfetto. Quindi Ok. prendiamo questo impegno con te, Grazie di cuore, eh? Niente. senz'altro. Grazie a te. Buona passeggiata, buon proseguimento e buona domenica a voi e a tutti i Ciao a concittadini. Grazie, tutti, ciao buon ragazze, Natale. ciao. Ciao, Ciao, piacere, ciao, ciao. grazie, ciao. Ecco qua. Allora, grazie di tutto e ci vedremo e ci risentiremo ancora.